Stiamo montando insieme ad Alberto Scordi la nostra seconda esperienza, il nostro secondo video racconto dopo l'esperienza passata all'area Covid-19 del pronto soccorso dell'ospedale civico di Palermo. Sono arrivate tantissime segnalazioni, continuano ad arrivarne, ve ne faccio vedere una su tutte che ci ha colpito particolarmente. Ecco, vedete, abbiamo messo utente Facebook per coprire l'identità. Ciao Massimo, ciao Blog Sicilia, raccontate ancora se potete del cimitero dei Rote, che è un argomento che mi sta troppo a cuore. Dopo il lockdown ho perso una persona a me molto cara, aspettiamo risposte per avere una degna sepoltura, è ancora nel deposito, ti prego. Speriamo che anche a voi possano dare risposte certe. Ho incontrato il consigliere comunale Fabrizio Ferrandelli, al quale ho chiesto di farci da cicerone. Siamo andati al cimitero dei Rotoli, area cimiteriale enorme, immensa. Io non ci andavo da tanto tempo e siamo rimasti sconvolti. Ancora adesso, mentre vi parlo, porto sotto le narici l'odore nauseabondo di quello che ho sentito, di quello che ho visto. Le bare sono, alcune di queste ancora a terra, alcune di queste sono accatastate in una tenda. Abbiamo incontrato i parenti che piangono i loro cari defunti perché intanto li hanno persi e poi perché non possono dare loro una degna sepoltura. Siamo saliti fino al forno crematorio, pardon, che è ancora non in funzione, non si capisce perché non si aggiusta, non si capisce perché non se ne venga messo uno nuovo, la burocrazia, la lentezza burocratica. E ve lo abbiamo raccontato con questo video racconto che il mio editore Biagio Semilli ha voluto chiamare l'inchiesta gentile. Chi vi parla non è un giornalista, io sono uno che ha una folle passione, quella del racconto, alla mia maniera, come dico io, alla minutella. Vi racconterò questo viaggio all'interno del cimitero e saranno immagini forti che consigliamo solo di vedere solo se avete lo stomaco duro, rock and roll, mettiamola così, perché chi vi parla ne è uscito abbastanza sconfortato. Questo video lo pubblicheremo in anteprima, in esclusiva su blogsicilia.it e sui nostri social, quindi la pagina Facebook di Blog Sicilia e quella di Casa Minutella, esattamente domenica alle 14.30. Sarà un racconto abbastanza duro, un pugno nello stomaco, perché come racconterò nel video, Palermo è una città in cui viverci è una gioia, ma morirci è impossibile. E c'è un aforisma di Pino Caruso che mi ricordo sempre, io ho amato follemente Pino Caruso, e Pino scriveva: morendo dovrò ricordarmi di andare a protestare. Ci vediamo domenica con il nostro video, con la nostra inchiesta gentile.